Un grave incidente stradale che ha visto coinvolti una moto ed un autocarro si è verificato alle 10.30 di questa mattina sulla strada statale 424 Pergolese, all'altezza del comune di Monte Porzio. Un uomo di 72 anni, residente a Fabriano, insela la sua moto di grossa cilindrata mentre percorreva la statale in direzione Maremonte, si è visto tagliare la strada da un autocarro che proveniva nella direzione opposta, condotto da un cinquantenne rumeno operaio di una ditta impiantistica del posto, che era intento a svoltare a sinistra per entrare nel centro abitato di Monte Porzio. Per il forte impatto l'uomo ha urtato il parabrezza del furgone, che è andato in frantumi ed è caduto rovinosamente a terra. Immediati soccorsi del 118, i cui sanitari, vista la gravità delle lesioni dell'uomo, hanno disposto il suo trasferimento in eliambulanza al Torrente di Ancona, dove il 72enne si trova ora ricoverato. Sul posto, per i rilievi di legge per regolamentare il traffico molto intenso in quel momento, ma che non ha mai subito interruzioni, una pattuglia della polizia locale del comune di Mondavio.